Proloco organizza Calici Sant'Arcangelo insieme a Civitavecchia, quindi quest'anno ritorniamo dentro la città, sia in centro in basso, in piazza Ganganelli e il Comparbio, e anche tutto il centro storico dove cerchiamo di valorizzare tutta la scalinata che porta a Piazza delle Moniche, dove avremo una gestione un po' particolare quest'anno con degustazioni di vini naturali, eccetera. Però volevo sottolineare un fatto, che Calici Sant'Arcangelo viene in mente il vino, ma direi che non è solo vino, ma sono 2 giornate particolari dove ci sono tante iniziative, soprattutto di intrattenimento, di musica, di teatro, anche una piccola parte della magia, come novità di quest'anno, gli astrofili, sperando che il tempo sia buono, visto che è il periodo anche dove si vedono meglio le stelle, quindi sottolineando che trovarsi bene insieme per qualche ora girando per la città di Sant'Arcangelo, la quale si presta per le sue strade, sia nel centro storico sia nel Comparbio, dove effettivamente deve essere più un'esperienza, oltre che alla spensieratezza dell'estate, ritrovarci ancora una volta tutti quanti insieme. Poi durante l'estate abbiamo noi alcune altre iniziative dove andremo nelle frazioni di Sant'Arcangelo con delle attività teatrali, con della commedia dialettale, quindi usciamo un po' di quello che è sempre stato iniziative per quanto riguardava solo il capoluogo, ma già dal 2021 anche l'amministrazione comunale con i suoi programmi, siamo inseriti anche noi come Proloco e quindi avviciniamo, diciamo, un po' tutto il territorio e proponiamo tutto il territorio, oserei dire, come una vetrina. Ecco, quest'anno l'opportunità di essere usciti da un periodo estremamente difficile, il programma e le iniziative che sono state messe a calendario fa sì di avere una vetrina alla quale parliamo di estate, ma direi anche che Sant'Arcangelo poi non è solo estate, ma è tutto l'anno, la capacità di organizzare molte iniziative, diversificando i temi e gli aspetti in tutte le sue parti, che fa sì che la città tutta quanta è pronta e lavora come se fosse un portale. Ecco, potremmo dire che è un portale nel quale da remoto, da fuori, si possa effettivamente no, cliccare e trovare da gennaio a dicembre tutta una serie di iniziative. Presentiamo il programma dell'estate, ma è un progetto collettivo di una città. Siamo insieme alle associazioni di categoria, Civitavecchia, la Proloco e tutti quelli che in questo momento stanno veramente costruendo l'opportunità di poter progettare eventi e anche progetti all'interno della nostra città. Si conferma lo Sferisterio come luogo naturale degli eventi, dei festival, dei grandi festival dell'estate. La programmazione sulle frazioni e quindi sulle aree diciamo che accerchiano il centro storico, il capoluogo, sta diventando una programmazione importante, di punta. Frazioncine e lo Sferisterio saranno i 2 luoghi importanti su cui si sviluppano le tradizionali anche eventi legati al cinema, a questo cinema itinerante che abbiamo l'orgoglio e l'onore di ospitare nella nostra città. Si confermano gli eventi di punta di Proloco Civitavecchia che stanno anche in questi giorni risultando molto presenti all'interno della nostra realtà con l'avvio di Santa Piada, che sarà appunto questo evento culinario di tradizione popolare e storica nella nostra città, che chiama i sant'arcangiolesi e le sant'arcangiolesi ad essere presente all'interno della nostra città, anche dal punto di vista proprio della vestibilità, di quello che sarà la tradizione popolare della nostra città. Calici di Stelle si conferma, ritorna ad essere un'edizione molto importante per Sant'Arcangelo. Proloco e Civitavecchia stanno veramente scaldando i motori per riuscire ad essere pronti e a un ritorno sì alla normalità. Non ci siamo mai fermati, ma sicuramente quest'anno riusciremo nel ritorno naturale a quello che Sant'Arcangelo e l'estate di Sant'Arcangelo è sempre stata.
Dopo 2 anni di pandemia, francamente, ci aspettiamo di poter finalmente riportare molta gente in centro. Quindi abbiamo programmato un anno dove abbiamo cercato di portare eventi che siano il più possibile coinvolgenti, aperti a tutti e che possa comunque portare anche valore e qualità al centro commerciale naturale di Sant'Arcangelo. Partiamo adesso appunto infatti con Santa Piada, che è un evento folcloristico, comunque una festa romagnola, per proseguire poi con Sant'Arcangelato e soprattutto l'evento più importante dell'estate, che sarà il 5-6 agosto, Calici di Stelle, quindi comunque eventi che puntano a riportare appunto e animare il paese. Quest'anno abbiamo già avuto delle collaborazioni con la Proloco, non tanto per Calici che già meno mai tutti gli anni, ma penso anche al Carnevale, piuttosto che a Sant'Arcangelato che riportiamo dopo 2 anni di assenza. Comunque Proloco per noi, piuttosto che il Comune, che ci è dovuta anche con i suoi tecnici, piuttosto che anche proprio l'aiuto dell'amministrazione comunale nel portare avanti quelli che sono questi eventi, sono fondamentali. Anche con Focus abbiamo iniziato quest'anno qualche collaborazione per riuscire con loro a portare qualche extra, stiamo pensando anche a qualche evento in collaborazione con loro, ecco. Quindi per noi la rete è assolutamente fondamentale. Se non si fa rete, non si fa squadra, non si gioca tutti assieme, è impossibile riuscire a portare a casa dei risultati. Grazie, mi ripeti il tuo nome? Alex Bertozzi, salve.